Bentornati in un nuovo appuntamento di SOS Agenzo TV. Siamo tornati nella vecchia stazione di Olmo, chiusa, mi dice il signor Beppe Marconi, lui dice da almeno 20 anni. Circa, vedrai che ne mancherà tanti. Il problema è che questa struttura abbandonata, abbiamo già fatto vedere l'altra volta, l'anno scorso, che ci sono un sacco di edifici aperti, accessibili, i bagni. Qui siamo dall'altra parte della, diciamo, di quella che era l'entrata. E anche qui hanno aperto tutto, guarda. Sì. Insomma, è un... più che altro, sì, metterli in sicurezza. Solo che anche mettere in sicurezza costa. Quindi se l'hanno chiuso... prendiamo una ruspa e buttiamo giù in cosa. Non serve assolutamente a niente, sì. Quindi buttiamo Anzi, giù. Anzi, diventa, perché poi adesso possiamo riattraversare i binari, che non si potrebbe fare o si potrebbe fare? Non si può fare. Non si può fare, noi lo faremo però. Qui vediamo se è aperto, chiuso, aperto, no, qui è tutto chiuso. E questa era la parte, diciamo, opposta a quella che era l'entrata principale. Vedi, è tutta una centrale elettrica di controllo, era questa. Sì, sì, sì. Mentre di là era la stazione con l'abitazione del capostazione, esatto. Uffici e poi sotto il movimento, la direzione del movimento. Perché ogni stazione instradava il treno, eh? Sì, 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 ogni sì, stazione. Ogni stazione. Per chi è appassionato di ferrovia, anche affascinante le stazioni abbandonate. Si era aperto anche il dibattito a un certo punto, riaprire questa stazione insieme a quella di Rigutino, e però evidentemente non è stato ritenuto conveniente, no? Assolutamente no, e sono d'accordo anch'io che non è conveniente. Questa era la casa del capostazione o questa qui sopra? Questa sopra? Questa qua sempre un... Questa è un altro... È sempre un ufficio sicuramente, sarà stato di movimento qualcosa. Oppure il ricovero per gli operai, insomma, qualcosa del genere. Sotto poi è aperto, tra l'altro. E qui tutti, dai bagni a tutto l'edificio, poi ci sono le finestre tirate su. Abbiamo visto che c'è parcheggiata anche una macchina. Sì. Poi l'uscita, guarda, qua c'è l'uscita addirittura. Sì, qua c'è l'uscita. Non è più un'uscita perché c'è l'alberi, l'erba alta. No, qui non è consigliabile. No, assolutamente no. Che sia un edificio privato, che sia un edificio pubblico, ora non so neanche, che non credo sia neanche più pubblico a questo punto. Ma questo è pubblico. È pubblico? È proprietà delle ferrovie dello Stato. Ma esistono ancora le ferrovie dello Stato? Hanno più società, fra cui ci sono quella che si occupa dei beni delle ferrovie. Insomma, quindi. Che l'edificio sia pubblico o privato, il problema è sempre lo stesso. Si decide la chiusura e poi si lascia totalmente abbandonato. E si abbandona a se stesso. E chi se ne frega? A quelli della notte. Esatto. Della notte, che poi ci vengono a fare tutto quello che ci possono fare. Sì, perché qui, ma anche ci ministro di ragazzini è pericoloso. Perché ma poi tutti i vetri per te. Per te, eh. Poi dentro sai di molto com'è la struttura, se è agibile, se non è agibile. Può crollare da un momento all'altro. Insomma, bisogna che almeno quel cancello, poi ci entreranno lo stesso ovviamente, per almeno una parvenza di chiusura glielo dovrebbe dare. Sa, a quel punto lì, essendo chiuso, essendo luogo chiuso, ognuno entra a rischio e pericolo. Invece in questo modo qui, essendo aperto, tutti possono entrare tranquillamente. Qui è aperto, vieni. Anche qua siamo nella parte sottostante, anche qui tutto aperto, il bagno è sempre aperto come l'abbiamo trovato l'anno scorso. Sì, era in quelle condizioni lì. Che condizioni? Sì, ecco lì, vedete insomma in che condizioni è il bagno. E insomma... La situazione, come vedete, è quella che è. Carissimi amici, prendete i soldi per tenere il palo della luce, sì. dei telefoni, sì. Però non spendete un euro per esatto. Metterla in sicurezza. Dalla stazione dell'Olmo... Non ci meravigliamo più di niente. Parte un diretto per... Arezzo adesso. Andiamo a Arezzo. Ciao. Ciao.